messing with my head. Bella lì ragazzuoli, io salve amici di YouTube, qui è Luke Banale e siamo tornati dopo un pochino di tempo. Quest'oggi siamo tornati su un gioco veramente stupendo, ovvero FIFA 14. Come vedete è comprato, è originale e faremo una partita nella stagione online. Vediamo anche se la squadra è a posto. No, è scaduto il contratto di SN, poco male perché ti levo faccia di merda. Metto De Rossi, dammi De Rossi, il gladiatore De Rossi. Ragazzi, mi serve un difensore nuovo, mi servirebbe Chiellini. Il problema è che costa troppo. Ok, Bayern Monaco. No, scusate, il Bayern Borussia Dortmund volevo dire, no, Bayern. Le mie conoscenze sono assai... Oh, porca troia. I buggatoni. Mannaggia la madosca. Vabbè, ce la possiamo fare. Da un pareggio che gli valse il primo punto in classifica. Porca troia. Corrono come Gesù Cristo questi. È quello il problema. Speriamo di rompere il culo a questo bimbo merda. Intervento pulito. Dai cacà. Cazzo. Mi trattieni così? Non ho capito. Dai Nasone. Bella Nasone. La alza. Comunque ragazzi, siamo tornati su FIFA. Perché? Perché è un gran gioco. E vi chiederete perché sono stato tutto questo tempo via. Beh, molto semplice. Ero impegnato perché tra il mio 18esimo compleanno, sì, sono maggiorenne adesso, ebbene posso andare in prigione. E questa è l'unica cosa positiva secondo me dell'essere maggiorenne. Scusate, volevo dire negativa, ho detto positiva. Ah, sì, perché è positivo per me andare in prigione. Almeno là non devo pagare le tasse. No, non trovate? Cazzo, si lamentano pure. Vabbè, a parte che in prigione non ci vai, perché in Italia, vabbè, lasciamo stare il discorso prigione, lasciamo stare il discorso politica. Sì, mi tocca anche andare a votare. Mi tocca perché, ragazzi, non saprei proprio chi votare, se dovessi votare. Ma a quanto pare siamo in una monarchia ormai, e non più in una democrazia. Ok, teniamo da parte questi discorsi, stiamo giocando a FIFA, siamo su YouTube. Io sono Luke Banale, nessun altro. E... il mio scopo è quello di divertirmi e cercare di farvi divertire. Si lotta sulla fascia. Ok, perfetto, ho fatto la cagata solita. Ci tengo a precisare, adesso non voglio scusarmi o cercare delle attenuanti, ma non è una cosa da poco. Non sto giocando con il mio joystick, perché il mio joystick sfortunatamente o fortunatamente si è rotto. E con quel joystick riuscivo a fare qualche skill. Con questo non riesco né a mettere in perdiere in ultra offensiva, ultra difensiva, quello che è. E non posso nemmeno fare le skill. Non posso nemmeno fare una finta, qualcosa. Niente. Per cui devo comprarmi un joystick. Per fortuna ringrazio tantissimo Riccardo, che è il mio vicino di casa, che mi ha prestato il joystick. Con il quale altrimenti non riuscirei a giocare perché dovrei usare la tastiera. E non credo che sia il massimo. Oddio, non ci ho mai provato, ma non ci voglio nemmeno provare, sinceramente. Cazzo, pensavo di aver fatto fallo, cazzo. Bella. La squadra avversaria questa palla. Oh, Higuain. Porca miseria. Palla che me l'ha parata. Guardate che azione, ragazzi. È lento, ma quando vuole Higuain fa di quei tiri che sono pericolosi. Attenzione. Si porta in avanti. No! Pucinic. Stava per sfiorare l'1-0 Mirko Vucinic al 18esimo. Bender. Ah sì, un'altra cosa. Ho la maglia del Milan. Ok, sì. Non sono, ragazzi, un gran amante del calcio, per il semplice fatto che non mi piace tutti. Non mi piace tutti i soldi che prendono. Mi piace come sport. Io adoro quasi tutti gli sport, ragazzi. Sono un amante degli sport. Sono sempre anche stato uno sportivo, ma ora come ora non posso per gli impegni scolastici e non solo. Oh! Riccardo, no cacà!
Bellissimo gol. Grande Kakà. Che va. Fa schifo di testa, ma. Ma c'è. C'è Kakà. C'è Kakà. Bella. Bel gol, ragazzi. Bel gol. Ho chiamato la squadra Bulls FC perché. Così. Non sapevo che nome mettere. E poi era un nome che comunque avevo utilizzato già in passato. Quando avevo PES per la PlayStation 2. Che si poteva. Ancora quello 2007-2008, non mi ricordo. Che là potevi crearti la tua squadra, non i multiplayer si intende. Attenzione. Oh! Nulla da fare, autogol. Oh! Bella. Bella, 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 bella. Sono cose che capitano. Se non faceva gol lui, lo facevo io comunque. E quindi che dire, ragazzi? Giocavo a PES ed era un grandissimo gioco. Non è solo per l'epoca, adesso fa cagare il PES. Il PES 2014 fa veramente schifo. Però per l'epoca era meglio di FIFA, secondo me. E sì, stavo dicendo, l'avevo dato il nome alla squadra Bulls. E qua ho dato Bulls FC, insomma, tutto qua. Questo è il motivo per cui ho messo questo nome. Poi volevo cercare una maglia, sinceramente, della Red Bull, quella del. Perché c'è una squadra americana, so che è della Red Bull, proprio una squadra americana di calcio. Che si chiama New York Red Bulls proprio. Che cazzo, ho fatto una minchiata. Ho fatto una minchiata. Si chiama New York Red Bulls, se ricordo bene. E quindi volevo cercare la loro maglia e anche il loro stemma. Ma non si trova. Non si trova, ragazzi, quello è il problema. E allora ho detto, boh. La mia famiglia tifa Milan. Io, tra virgolette, tifo Milan, anche se quest'anno tifo Verona. E quindi tutto qua, ho detto, meglio mettere questa. Oh, Higuain! Oh, Higuain! Vucinic! Porca troia! Potevo alzarla. Sono un deficiente. Perché non ho fatto. Ah, che cagata che ho fatto. Che cagata. Me ne pentirò. Gol mancato, gol subito, ragazzi. È la legge del calcio. Porca troia. Ho fatto la minchiata, sì. Che culo. Da molto ogni tanto anche a me un po' di culo. Higuain, gol di passaggio. Sarebbe stato il colmo. Ho sbagliato perché ho premuto. Sto usando un joystick che assomiglia a quello della PlayStation. Per cui ho premuto il tasto X e io gioco con la configurazione classica del joystick, quella vecchia per gli anziani come me. Io sono abituato ai comandi classici vecchi. Ok, attenzione. Madonna, questo mi è saltato sopra. Oh, attenzione, Montolivo. Filtrante stupendo per Vucinic. Si fa largo, palla a tiro. Porca puttana, ma chi ha in porta? Porca troia. Marchisio. Attenzione, il cross di Marchisio. Dai, Nasone. Vai, Nasone. Vai, Nasone. Vai, Nasone. Non li lasciano giocare. Boh. Sarà corner. Perfetto. Bam. Grande intervento, De Rossi. Porca troia. Porca troia. Weidenfeller dovrebbe essere proprio il portiere del Borussia, se ricordo bene. Non seguo molto il calcio, ragazzi. Com'è che hai detto? Com'è che hai detto? È osceno, Caressa è osceno. Su serio, ragazzi. Io propongo di fare un referendum abrogativo nei confronti di Caressa. Perché seriamente mi sta svangando la minchia. Non so a voi, ma a me almeno mi sta svangando la minchia. Qui potrebbe starci un cartellino. Eh sì, così a cazzo andiamo un cartellino. Vai, Abate. Cazzo. Costante. Attenzione. Costante sulla fascia. Costante. Tiene la palla. Higuain. Montolivo la ignora. Ok. L'arbitro dice che può bastare. Fine primo tempo. 2-0 dopo i primi 45 minuti. Sì, mi aspettavo che dicesse andare a, come i giocatori vanno a bere del tè caldo, cos'era?
Quelle robe là, le solite frasi di merda Comincia di ora il secondo Caressa. tempo. Oddio, Vucinic, Vucinic, Si Vucinic, spingono per la porta. Madonna! Cosa stavo facendo con Vucinic? Non posso fare le skill a random, ma Blocca ci la stavo nazione riuscendo, avversaria. regà. Ci stavo riuscendo lo stesso. Porca miseria. Oh, bella abate. Perisic. Bella abate. Col compagno. Grandissimo abate. Chiamato anche Justeron. È uguale, regà. Porca miseria. Socrates. Sceglie bene il tempo. Gonzalo Higuain. Vucinic corre, ma speravo ci arrivasse qualcuno. Montolivo perde la palla. Untla. Attenzione, Mirko Vucinic. Ci prova ancora. Cazzo. Dai, Barzagli. Non chiedo tanto da te, ma corri almeno una volta. Ho la difesa lenta, raga. Dovevo prendere coso. Cáceres è velocissimo. A 80, qualcosa del genere di velocità. È pazzesco, raga. Attenzione. Eh sì, non è fallo. Che troia, ma no. Attenzione, Barzagli. Tiro potente che non fa un cazzo. Lo so, con Barzagli non dovrei fare queste cose, in effetti. Neanche avessi un Pirlo. Pirlo 2 la vendetta. Vabbè, si è buttato. Sì. Addirittura. Addirittura, cioè dai. Colpendo il giocatore avversario prima della palla, giusto. Vabbè, l'intervento dell'arbitro è entrato in ritardo, senza particolare cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Oh, Montolivo. Montolivo. Che cazzo. Cambiamo i Wayne, raga. Raga, cambiamo i Wayne. Anzi, non cambiamo i Wayne, cambiamo Vucinic e mettiamo Muriel. Proviamo a vedere. Proviamo a vedere, al limite cambieremo anche i Wayne. Intanto l'ultima azione se la possono fare. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Porca miseria. Ok. Untelar. Ma come cazzo lo fanno pronunciare? Ma porca miseria, dire Untelar e basta. Senza fare tutta sta enfasi sul nome. Vucinic. No, me l'ha intercettato, faccia di merda. Oddio, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che cazzo ho fatto? Sbaglia tutto, palla sul fuoco. Ok, bene. Dai, cambia. L'allenatore manda in campo forse fuori. Fresca nel tentativo di Vai Muriel, vantaggio. Ce la puoi fare Muriel. Sei velocissimo Muriel. Ha intercettato questa palla con il Come... primo sforzo. Anche i Barbo l'hanno fatto fortissimo, ragazzi. Che cazzo. Poi è venuto fuori quel... quella roba là. Non so se avete sentito sui Barbo e che aveva che poi si è rivelata una boiata. E lo sapevo che era una boiata fin da subito, però faceva ridere, perché adesso ci penso sempre quando vedo i Barbo. Che era venuta fuori quella storia che i Barbo aveva mandato all'ospedale una tipa. Oddio, volevo ammazzare. Ammazzavo il guardianino. Madonna, è venuta fuori questa storia che i Barbo aveva mandato in ospedale una tipa perché ha le dimensioni del pene troppo grande dopo una serata di sesso molto molto selvaggio. Ok. Ma perché Muriel mi fa queste cose? Probabilmente si augura soltanto che questa partita si No, chiuda presto. No, lo ferma, ma non no, no, dammi la palla, stronzo. Grande opportunità. Cacà. Vediamo il tiro. Con una maggiore precisione avrebbero anche potuto chiudere qui la partita. Porca troia. Prima, ragazzi, prima sapete perché ho perso la partita? Quella di prima che avevo registrato ma che non me l'ha registrata bene. Perché questa è la seconda partita che faccio di seguito. E non gioco da una vita. La seconda partita l'ho persa perché uno stronzo di prima categoria. Uno stronzo di guardialine. Guardia, tu guardia. Uno stronzo di guardialine. Me l'ha. Mi ha fischiato il gol all'87esimo. Avevo fatto un gol. No, 89esimo addirittura.
Cioè, in extremis avevo fatto un gol 2-1. Avevo detto perso. No, avevo pareggiato. Ho pareggiato. E avevo fatto un gol all'89esimo, porca troia. All'89esimo. Avrei praticamente vinto, ma sto stronzo mi ha dato fuori gioco di niente, di niente. Era un golasso. Attenzione, De Rossi. Costante, detto Nasone. Eh sì, qua me la sono cercata. Ok, perfetto. Bravo, bravo arbitro, bravo. Mi aspettavo anche un rosso, cazzo. Guardate che roba. Bam! Minchia. L'ho fatto apposta perché sennò andavano avanti e sti cazzi. Almeno Costante, Nasone si rivela utile per qualcosa. No. Attenzione, cross in aria. Punta! Prova un colpo di destra, ma manca l'impatto pieno del pallone. Ci ha provato, ma è riuscito solo a deviare la palla. Ma vaffanculo, va. Ma guarda te come mi tocca prendere gol, porca troia. Che sfiga. Adesso devo stare attento. Non posso neanche mettere in ultra difensiva perché non me lo fa fare. Che cazzo ho fatto? Per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Vaffanculo, va. Avanza verso l'area. Ma sì, vabbè. Ok. Ok. Il difensore si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Vai, Muriel. Corri come non ci fosse un domani. No, va Marchisio, attenzione. Marchisio per Kakà. Cerca i compagni. Marchisio. Claudio, giusto? Claudio mi sembra. Grandissimo comunque. Per tutti può capitare una giornata storta. Oggi sembra. Porca troia. Non sta zeccando una. Che gol. Che gol. Un tiro preciso, si è insaccato sotto la traversa. Senti, ma che cazzo è? Gesù Cristo. Oh. Se potessi farle anch'io le skill a random, guarda, non hai idea di quante te ne avrei mollate, stronzo. Sono pochi 3-1. Riconquistando palla nella zona mediana del campo. Ti massacravo, bastardo. Interrompono l'azione, hanno chiuso bene. Azione, Gonzalo Higuain. La mette nel. Finalmente si sporca Higuain. Sembrava più un tiro in porta che una sorta di cross. Volevo alzarla per Muriel. Ma... attenzione. Kakà. Per Marchisio. Sì. Che cazzo. Dai, abate. Ignatius. Untla. Ho provato, ragazzi, a registrare con action. In area. E la palla finisce al difensore. Qua su FIFA. Che veniva di una qualità decisamente superiore rispetto a Fraps che sto usando adesso. Però mi dava dei problemi. Mi scattava. Per cui ho preferito optare per Fraps. Ottima occasione. Cazzo, dovevo alzarla di più. Avrei potuto usare di X-Tory, ma. Raga, li candida di diritto tra le Fraps va, per cui userò Fraps per registrare, anche se si vedrà male. Sto giocando in full HD, settaggi quasi massimi, medi, medio alti, per cui e mi regge molto bene. Quindi tanta roba, ragazzi. Vi ricordo che sto giocando su PC, non su Xbox One o su Xbox 360. Questo è tutto per quest'oggi. Un saluto da Luke Allen. E ci vediamo a un prossimo video su FIFA 14. Ciao ciao. Ah, a proposito, ditemi se volete che faccio sfide con amici o altro. Ok? Bye bye.